Tiger, non corre Superman If, i sei concorrenti sono in partenza, gabbie che si aprono in questo istante, con Trade Union che si incarica di fare l'andatura nei confronti di Otre Magie, quindi Brigant Akiram in quarta posizione, la Surga con i fianchi Pleasant Tiger, poi a seguire Sky Dreamer a contatto con il gruppo. Scarta Sky Dreamer quando si va ad affrontare la piegata di sinistra, il vantaggio si mantiene sempre tra Trade Union, poi a seguire Otre Magie, il favorito in chiusura di gioco, in terza posizione Brigant Akiram, ma poi Pleasant Tiger, quinto è la Surga, poi Sky Dreamer che si ricongiunge al gruppo. Cavalli sul finire della dirittura opposta alle tribune, con Trade Union sempre a battistrada nei confronti di Otre Magie e Brigant Akiram, a contatto Pleasant Tiger, a tre lunghezze la coppia formata da Sky Dreamer e la Surga. Si affronta la piegata conclusiva con Trade Union in discusso battistrada, poi Otre Magie con i fianchi Brigant Akiram, dietro questi con la giubba bianca Pleasant Tiger, quindi Sky Dreamer e la Surga. Si entra in dirittura con la Trade Union sotto la minaccia di Brigant Akiram, poi Pleasant Tiger a seguire Otre Magie che rimane sul passo, quindi Sky Dreamer e la Surga, cavalli ai 250 finali, con Brigant Akiram che è passata in vantaggio al suo interno, trova un ottimo varco Pleasant Tiger che passa in vantaggio all'interno Pleasant Tiger, a largo Brigant Akiram che ci prova ancora fin sul palo, lottano fin sul palo Pleasant Tiger e Brigant Akiram, poi a seguire Trade Union. Pleasant Tiger all'interno dell'Enel Scalora, a largo Brigant Akiram, Sebastiano Guerrieri, passa i 300 conclusivi Brigant Akiram, poi deve subire nel finale l'attacco di Pleasant Tiger. Pleasant Tiger, dal mio punto di osservazione, riesce ad avere la meglio nei confronti di Brigant.